Un giorno, un topo che viveva in città andò a trovare il suo amico, il quale da qualche tempo aveva lasciato la città e si era trasferito in campagna. Dopo un lungo viaggio, il topo di città arrivò finalmente al villaggio dove viveva il suo amico. Ma qui puzza moltissimo, come si fa a vivere in un posto del genere? Dopo una lunga e faticosa passeggiata, il topo di città arrivò finalmente al campo dell'amico. Il topo di campagna si era scavato una casa sottoterra e abitava proprio lì. Come fa il mio amico a vivere in un posto così brutto? Non riesco proprio a capirlo. Il topo di città bussò alla porta. Il topo di campagna aprì. Fu molto sorpreso, ma allo stesso tempo davvero felice di rivedere il suo amico. Ciao, amico mio! Cosa fai da queste parti? Mi stavo un po' annoiando in città, così ho pensato di venire a trovarti e vedere come va da queste parti, ma mi rendo conto che non devi essere molto felice. E chi lo dice? Entra, accomodati, ti offro qualcosa! I due amici entrarono. Il topo di città rimase molto colpito nel vedere l'interno della casa, perché il posto in cui viveva il suo amico era un buco minuscolo, buio e senza aria. Com'è piccola e buia la tua casa! Come fai a vivere qui? Il topo di campagna preparò qualcosa da mangiare per il suo amico. Sul tavolo c'erano un pezzo di formaggio, un po' di lattuga, una carota e dei chicchi di mais. Vieni, amico! Godiamoci questa bella cenetta! Il topo di città diede un'occhiata al cibo che c'era sul tavolo e disse: E tu questa la chiami bella cenetta? Dove vivo io, i topi non si accontentano di così poco. Noi abbiamo dolci, pasticcini, formaggi di tutti i tipi, carne. In città puoi trovare tutto quello che vuoi. Dopo mangiato, i due amici andarono a fare una passeggiata nella zona in cui abitava il topo di campagna. Al topo di città quel posto non piaceva per niente, assolutamente. Questi posti non sono proprio fatti per me. Qui è tutto sporco e così noioso. Un giorno devi venire in città, ti porto a fare un giro e vedrai com'è tutto diverso. Sono sicuro che poi non vorrai più tornare qui. Il mattino seguente i due amici si salutarono. Poco tempo dopo, il topo di campagna decise di andare a trovare il suo amico in città. Così si mise in cammino. Dopo un viaggio abbastanza lungo, arrivò finalmente alla città. Seguì tutte le indicazioni che gli aveva dato l'amico e trovò la casa. Il topo di città viveva in un appartamento. Il topo di campagna rimase molto impressionato vedendo dove viveva il suo amico. Questa casa così grande è tua? Non proprio. Condivido l'appartamento con i proprietari. Ho una fame pazzesca, non vedo l'ora di assaggiare le specialità di cui mi hai parlato. Il topo di città andò in cucina. Aprì il frigorifero, prese il formaggio, la carne, un po' di verdura e la frutta. Mise tutto sul tavolo e, proprio mentre stavano per cominciare a mangiare, sentirono il miagolio di un gatto. Il topo di città di scatto disse: Oh no! Il gatto di casa ci ha sentito parlare! Dobbiamo nasconderci! Seguimi! I due topi scapparono di corsa e si nascosero in un buco nel muro. Il topo di campagna, quasi senza fiato, chiese: Vive con un gatto nella stessa casa? Non è pericoloso? Certo che lo è! Ma questo è il prezzo da pagare per vivere in un ambiente di lusso e nel benessere! Poco dopo, il gatto se ne andò dalla cucina. I due amici, usciti dal buco, ripresero a mangiare. Passò qualche minuto e si udì aprire la porta di casa. Il topo di città fu preso dallo spavento. Presto, corri! Arrivano i padroni! Scappiamo prima che ci vedano! I due topi si misero a correre per entrare di nuovo nel buco e il topo di campagna, ancora senza respiro, disse: Questa volta non ho proprio capito perché siamo scappati! La padrona non sa che tu vivi qui? Certo che no! Le persone sono molto pericolose! Come fai a vivere in una casa come questa? Beh, va un po' a momenti, però io sono molto felice di vivere in questo modo. In fondo posso mangiare tutto quello che mi va e quando voglio.
Siamo fuori pericolo, possiamo andare a mangiare. Il topo di campagna uscì dal buco, ma appena fuori si diresse verso la porta di casa e disse, lamentandosi: Ti ringrazio, amico, ma ormai ho perso l'appetito, ne ho abbastanza di tutto questo spavento, me ne vado! Aspetta, dove vai? Torno a casa mia! Il posto in cui abito non è ricco come questo, ma almeno ci vivo in pace! Preferisco stare tranquillo e sentirmi libero, piuttosto che avere paura continuamente! Fu così che il topo di campagna tornò al suo stile di vita più povero. Continuò a vivere molto felicemente. E non tornò mai più in città.